Che è strettamente collegata alla situazione epidemiologica che stiamo vivendo e che mi pare qualcuno non abbia ben chiaro qui dentro, ed è legato a una notizia che è uscita qualche giorno fa rispetto alla volontà dell'ASL di Bologna di attivare 60 posti letto a bassa intensità nella casa di riposo per anziani di Villa Ranuzzi, trasformando due reparti della struttura in reparto ospedaliero per pazienti Covid. Abbiamo appreso anche dalle parole dell'assessore Barigazzi del Comune di Bologna che questa decisione sembra essere strettamente correlata alla mancanza di posti letto all'ospedale Maggiore, dove su 194 ne risultavano fino a qualche giorno fa, 177, con addirittura l'ipotesi di riconvertire anche i posti letto di medicina interna. Questa notizia purtroppo è stata confermata anche ieri dalle parole del direttore generale dell'ASL di Bologna, Bordon, che riferendosi alla situazione dell'ospedale Sant'Orsola parlava di posti in terapia intensiva vicini alla saturazione, 110 su 120, e di riduzione delle attività ordinarie, quindi di possibili tagli dell'attività programmata. E addirittura dichiarava sempre Bordon che per la fine di gennaio l'ASL di Bologna si aspetta addirittura una recrudescenza ulteriore della pandemia. Lo voglio sottolineare perché mi pare che ancora, e lo sentivamo anche negli interventi prima della collega Castaldini, che molti forse non abbiano ancora capito la gravità della situazione in cui ci troviamo. Detto questo, però, l'iniziativa messa in campo dall'ASL, ovvero quella di trasferire i malati Covid in una CRA, è una scelta che da parte mia desta molta preoccupazione. Questo senza voler minimamente dubitare dei livelli di assistenza medica e infermieristica presenti a Villa Ranuzzi e della professionalità del personale. Non può sfuggire però che le CRA, per propria natura, sono i luoghi in cui si è concentrato il maggior numero di contagi e dove il virus ha fatto più vittime, e che gli anziani sono evidentemente la categoria più a rischio. Nessuno penso possa dimenticare le conseguenze nefaste che ha avuto la scelta di Regione Lombardia, con quella sciagurata delibera dell'8 marzo, di disporre il trasferimento dei pazienti Covid in via di miglioramento nelle RSA. Quindi, stante una situazione epidemiologica preoccupante e la pressione sugli ospedali che è allarmante, mi chiedo però se sia davvero necessario correre rischi inutili, anche se minimi, voglio sperare sia così, però ritengo ci siano sempre, facendo coesistere nelle medesime strutture posti letto di malati Covid-19 e ospiti anziani lungodegenti, vale a dire, come dicevamo, la categoria ad altissimo rischio di contagio e di sviluppo di esiti gravi, se non letali. E se non ci siano davvero altre alternative che aiutino a diminuire la pressione negli ospedali, evitando di esporre gli ospiti di questa struttura a rischi inutili. Alla necessità di potenziare la rete dei letti appunto a bassa intensità, una esigenza temporanea con adeguate caratteristiche organizzative e dagli elevati livelli di assistenza medica e infermieristica. La nuova Villa Ranuzzi è stata scelta dall'azienda sanitaria locale perché, pur essendo autorizzata e accreditata come CRA, possiede già oggi tutti i più rigidi requisiti impiantistici, edilizi e organizzativi necessari per l'autorizzazione sanitaria ospedaliera. Possiede inoltre le apparecchiature diagnostiche e radiologiche per questa attività ed è inoltre dotata di emogastrolizzatori, cioè la possibilità ulteriore di approfondimento diagnostico, quindi non necessita di adeguamenti né di lunghi tempi di trasformazione, perché, ripeto, si parla di trasformazione di una struttura, non di mettere insieme varie tipologie di degenti in un'unica struttura. Io voglio sperare, mi auguro che insomma siano state appunto fatte tutte le valutazioni del caso e abbiate richiesto e avuto anche tutte le garanzie che questa iniziativa richiede. Mi auguro ovviamente che quella che in questo momento è vista come una soluzione non diventi un problema nel problema. Spero anche che questo sia, come dire, una necessità, come diceva l'assessore, temporanea, legata all'emergenza, che non diventi, la mia preoccupazione è che non diventi poi una decisione organica, perché se è vero che insomma ci siamo fatti dare tutte le rassicurazioni del caso,
però io penso che una minima parte di, come dire, rischio legato all'attività umana, insomma, comunque ci sia, fermo restando che di base c'è la necessità di abbassare la pressione sugli ospedali, che credo sia la scelta primaria su cui questa regione si deve orientare, anche evitando, come dire, di far circolare ancora più persone di quelle che già stanno circolando, perché sappiamo bene poi le conseguenze che avrà questo in una regione che, come sappiamo, oggi è zona arancione, ma siamo a rischio zona rossa. Quindi è bene valutare molto attentamente le scelte che si fanno. E ribadisco, la soluzione da privilegiare è quella di continuare ad abbassare la curva del contagio e mettere nelle condizioni le nostre strutture sanitarie, i nostri ospedali, di poter far fronte a questa pandemia senza dover ricorrere a soluzioni emergenziali.